Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Focus, la rubrica di informazione curata dall'ufficio stampa del Consiglio regionale della Basilicata, voluta per favorire la socializzazione delle attività della regione. Continua il nostro viaggio di conoscenza del nuovo statuto della regione Basilicata, una legge che si appresta ad entrare nel vivo. Non essendo infatti stata impugnata dal governo e non essendo stato presentato referendum popolare entro il 16 novembre, nei giorni immediatamente successivi a tale data sarà pubblicata la legge di approvazione del nuovo statuto della Regione Basilicata. Dopo averne parlato con il presidente della prima commissione Sant'Arsiero, con i consiglieri regionali Perrino e Romaniello, quest'oggi ne parleremo con il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Francesco Mollica. Presidente, benvenuto e grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Lei nel suo discorso di insediamento da Presidente del Consiglio regionale, dopo aver sottolineato il cammino partecipato che ha caratterizzato questa legge statutaria e la condivisione delle forze politiche, ha ricordato il prossimo impegno e quindi il varo della nuova legge elettorale. Un altro importante tassello, è così che l'ho definito, e il suo auspicio è che in coerenza con quanto dettato dalla legge statutaria sia capace di garantire, tra le altre cose ovviamente, la rappresentanza dei territori. Indubbiamente la rappresentanza dei territori è un elemento indispensabile e nella scrittura della nuova carta costituzionale, fra virgolette, perché per noi è la legge madre alla quale tutte le norme che faremo d'ora in avanti come Regione Basilicata dovranno ispirarsi ai principi che abbiamo sancito all'interno dello statuto regionale, questo non può prescindere da che cosa? Dalle istanze e le esigenze che il territorio pone. Per cui la scrittura dello statuto è stata fatta in maniera tale che anche i territori potessero avere voce, potessero avere rappresentanza, potessero avere il loro peso e ruolo all'interno di una società lucana che è piccola nei numeri ma che deve essere coesa nella sostanza e in tutto ciò che in questa regione si fa. E quindi entriamo un pochino più nel merito. Lei aveva fatto precisamente una proposta, quella di portare il numero dei consiglieri a 24, perché un numero così capace di rappresentare meglio la nostra Basilicata. Ho voluto anche riproporlo all'interno della discussione in Consiglio regionale, un emendamento che portava i consiglieri regionali da 20 a 24. Perché? Perché intanto i territori potevano essere meglio rappresentati. Noi abbiamo una regione sì di piccoli numeri, ma abbiamo una regione con una serie diverse di realtà fra due province, con una orografia anche complicata, pertanto ogni territorio doveva poter essere rappresentato, anche perché l'allargamento della partecipazione diventa un principio di democrazia allargata, cioè ogni territorio poteva avere il proprio rappresentante o poteva eleggere un proprio rappresentante all'interno di un sistema che poteva vedere anche nella nuova scrittura della legge elettorale una rappresentanza mista fra collegi e quindi fra la rappresentanza dei territori e anche il proporzionale che determinerebbe poi l'altro numero dei consiglieri. Non fosse altro perché se un consigliere dovesse essere nominato assessore, bisogna tenere presente che secondo il nuovo statuto gli assessori possono essere 5, pertanto svuotare anche i lavori delle commissioni di 5 consiglieri credo che non sia una cosa utile, perché la pluralità di pensiero è esattamente un arricchimento delle leggi o degli atti che vengono trattati all'interno delle commissioni e dello stesso consiglio. A pensarla così non è solo lei, Presidente, a leggere la riduzione dei consiglieri come una scelta che va a restringere gli spazi di rappresentanza territoriale, anche il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani della Regione Basilicata, Salvatore Adduce, intervistato da Maurizio Vinci. Vediamo insieme il servizio. In principio erano 30 i consiglieri assegnati alla Regione Basilicata. Una legge dello Stato stabiliva il numero dei componenti delle assemblee legislative regionali in base alla popolazione. Ma dopo la riforma costituzionale del 1999, quella che ha portato all'elezione diretta del Presidente della Regione, si torna a discutere anche della composizione degli organi di governo.
Dovranno infatti essere le regioni, nei nuovi statuti, a stabilire il numero dei consiglieri e degli assessori. Così, mentre in Italia si avvia il decentramento amministrativo e c'è chi spera nel federalismo, in Basilicata si arriva ad ipotizzare un consiglio regionale formato da 40 consiglieri. Un modo per rappresentare meglio i territori, si dice da più parti, per correggere una tendenza che vede la maggior parte dei consiglieri eletti nelle città capoluogo, con un maggior numero di abitanti. Ma questo dibattito non ha seguito e devono passare 15 anni perché il nuovo statuto venga effettivamente approvato. Nel frattempo, il federalismo è rimasto un sogno e la crisi del regionalismo, insieme alla crisi finanziaria degli ultimi anni, hanno riportato ogni cosa alla logica della riduzione della spesa pubblica. Così si spiega anche la legge approvata nel 2011 che fissa i nuovi paletti per le regioni. Alla Basilicata aspettano 20 consiglieri più il presidente e 4 assessori, che con il nuovo statuto potranno diventare al massimo 5. Ma è possibile rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei lucani con degli organismi così esigui? Io penso che questo sia effettivamente il problema. La riduzione dei consiglieri regionali da 30, così come erano in origine, a 20 restringe gli spazi di rappresentanza democratica. Una regione piccola dal punto di vista demografico, per numero di abitanti, è però una grande regione dal punto di vista territoriale, 10.000 km quadrati, un territorio che si fa fatica a rappresentare soltanto con 20 consiglieri regionali. E soprattutto si determinano anche problemi di funzionalità vera e propria. Ora, io non sono d'accordo a tornare, diciamo, a rappresentanze troppo larghe, ma qualche rettifica su questo versante probabilmente andrebbe fatta. Credo anche che sia opportuno, considerato il lavoro che è stato fatto per il nuovo statuto, considerare bene e lavorare perché le autonomie locali, i comuni, i 131 comuni possano avere un peso positivo, una funzione portante nel rapporto con la regione e poi con il governo nazionale. Quindi c'è da lavorare, a mio modo di vedere, con un mix di attenzione, sia sul versante degli organismi regionali e anche sul versante della presenza di questa grande risorsa, di questa grande ricchezza che sono le autonomie locali. Il presidente Adduce, presidente Mulica, l'abbiamo appena sentito, parla di autonomie locali e quindi di rappresentatività dei territori intermedi come risorse. Nello statuto, come in tutti gli altri statuti delle altre regioni, prende spazio, prende corpo un organismo, il CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, un organismo che consente la partecipazione dei comuni, degli altri enti locali, praticamente la cui istituzione nel nostro statuto è prevista dall'articolo 78. Questo istituto può contribuire a dare maggiore forza alle autonomie locali? Intanto fatemi dire che sono contento che il presidente dell'ANCI regionale veda la questione del numero dei consiglieri e della rappresentanza democratica dei territori in maniera uguale alla mia. Cosa mi permette di poter dire che anche quanto abbiamo fatto con l'articolo 78 e con l'istituzione della conferenza delle autonomie locali o consiglio delle autonomie locali sia stato uno degli elementi di democratizzazione che il nuovo processo attraverso il nuovo statuto ha messo in campo. Perché? Perché è utile che il pensiero che viene fuori anche dagli enti locali, quindi dall'ANCI, dalle province, qualora dovessero ancora rimanere o rimanere in maniera limitata così come lo sono attualmente, devono poter esprimere rispetto alle leggi, rispetto agli atti fondamentali della regione, quale il bilancio sul quale è obbligatorio che il CAL, definito così come acronimo, che riguarda e che riporta esattamente tutte le autonomie locali in campo associate e possano esprimere il loro pensiero rispetto ad un atto determinante come quello del bilancio o sui programmi o sulle tutte le leggi che riguardano i territori e che avranno applicazione pratica sui territori. Tocchiamo adesso un argomento da lei affrontato in diverse occasioni, un tema caldo, quello dell'immigrazione, a cui lo Statuto della Regione Basilicata dedica un articolo. All'inizio degli anni 70, quando
nascevano le regioni, il fenomeno dell'immigrazione straniera era pressoché sconosciuto, un po' per tutta l'Italia e a maggior ragione per la nostra Basilicata, che ahimè conosceva un altro fenomeno, quello dell'immigrazione. Sì, l'emigrazione è un fenomeno che deve essere per forza riconosciuto, l'abbiamo voluto fortemente, anch'io sono stato in commissione insieme, devo dire la verità, a tutti gli altri componenti della commissione che facevano e scrivevano, esaminavano lo statuto, questo fenomeno dell'emigrazione, fenomeno al quale la Regione Basilicata deve molto, tant'è che viene definita fuori dalla nostra regione esattamente il doppio della popolazione che esiste e insiste in questo momento. Del resto io che sono anche attualmente il presidente della Commissione nei locali nel mondo, su questa materia devo dire che da parte di tutti i lucani che sono nel mondo c'è questo attaccamento ed è stato molto apprezzato il riconoscimento all'interno dello statuto. Logicamente, scrivendo quell'articolo, non potevamo e non possiamo certamente dimenticare un altro fenomeno, il fenomeno dell'immigrazione, un fenomeno che da un decennio o poco più sta interessando in maniera pressante intanto l'Italia e attraverso l'Italia anche ciò che avviene in una regione del sud, piccola come la nostra, ma che avendo nel suo DNA quello spirito di accoglienza, riconoscendo anche ciò che è stata l'accoglienza degli altri stati, degli altri paesi dove i nostri emigrati sono andati, deve mettere in campo tutte le necessarie azioni e abbiamo voluto mettere in campo queste azioni anche attraverso la scrittura nella legge madre alla quale dobbiamo ispirarci, tenendo conto che è un fenomeno che dovrà pure terminare, ma che attualmente impegna ed occupa e va considerato certamente anche dalla nostra regione. Proviamo a dare qualche numero per dare un pochino l'esatta dimensione del fenomeno. Le statistiche degli anni 70 fotografavano una realtà marginale su una popolazione totale di 54.137.000 persone, gli stranieri residenti erano appena 121.000, quindi lo 0,22%. Cifre oggi ovviamente totalmente capovolte con i grandi afflussi provenienti dai paesi del terzo mondo. Sicuramente da allora ad oggi molto è cambiato e la tutela degli immigrati trova spazio, come abbiamo visto poco fa, negli statuti e diventa anche oggetto di disegni di legge, come vedremo nel servizio preparato per noi da Rosaria Nella. La Regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali, concorre a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati presenti sul territorio regionale, promuovendo interventi per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione. È quanto stabilisce l'articolo 1 della legge regionale numero 13 del 6 luglio scorso, norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Il testo normativo aggiorna il quadro regolativo sull'immigrazione, definito dalla legge numero 21 del 1996, prevedendo strumenti di programmazione adeguati ai nuovi fenomeni migratori e mettendo a sistema gli interventi di accoglienza, tutela ed integrazione, raccordando i soggetti istituzionali e associativi coinvolti nei processi di inclusione. Un sistema integrato regionale migranti che non si limita al solo settore dell'assistenza sociale, ma che interseca i campi della formazione, dell'inserimento lavorativo, dell'istruzione e dell'edilizia pubblica per garantire concreti ed efficaci processi di inclusione. Destinatari dell'articolato normativo i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea e i cittadini neocomunitari, i titolari di diritto d'asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale, gli apolidi e i richiedenti asilo o altre forme di protezione. Con il dettato legislativo si prevede l'istituzione del coordinamento delle politiche per l'immigrazione, della conferenza regionale per i migranti, del registro regionale delle associazioni e degli enti per i fenomeni migratori e della consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati.
Previsti inoltre la carta dei servizi e sportelli informativi per assicurare adeguato orientamento ai cittadini stranieri migranti e rifugiati e il registro regionale dei mediatori culturali. Ciò al fine di disporre di soggetti specializzati e in possesso di specifici requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni pubbliche e private e l'accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti. La Regione Basilicata si è dotata dunque di una legge al passo con i tempi, perché le nuove dinamiche migratorie richiedono nuovi strumenti di gestione. Una regione, la Basilicata, che, come ha affermato il Presidente Pittella, al contrario di tante altre, considera l'accoglienza un'opportunità. Tesi rafforzata dal progetto We Are the People presentato lo scorso ottobre, nel quale si parla di immigrazione come occasione di sviluppo per il territorio. Un progetto questo che per la prima volta in Italia vede seduti intorno allo stesso tavolo importanti investitori privati stranieri e uomini delle istituzioni del nostro paese, con l'obiettivo di promuovere in Basilicata un modello innovativo di economia sociale volto a trasformare un'emergenza umanitaria in un'opportunità di crescita. Presidente Mollica, dalle parole del Presidente Pittella che abbiamo appena ascoltato, l'invito a non considerare il fenomeno dell'immigrazione solo come un problema. Scendendo sul piano più prettamente giuridico, l'accoglienza costituisce un dovere, lo sappiamo tutti, il modo più giusto per professarsi solidali, ma anche forse un modo per farla diventare risorsa. Qual è la sua opinione in merito? Indubbiamente il fenomeno dell'immigrazione, con i numeri che anche il Presidente Pittella giustamente, dico io, ha messo in campo in una trattativa insieme con il Governo nazionale e dove rende questa regione accogliente molto più di tante altre regioni che pure potrebbero fare tanto rispetto all'accoglienza di numeri più alti di quelli che attualmente hanno, è una di quelle azioni intelligenti. Perché? Perché nonostante venga vista o venga visto questo fenomeno come un fatto negativo, dove molta gente per effetto di paure inesistenti incomincia a essere intollerante, credo che la Regione Basilicata, per effetto del suo spopolamento e anche per effetto di ciò che attualmente molti lucani, come tanti italiani, non vogliono più fare, queste tutta gente che una volta inquadrata può, anzi credo che sia utile essere inserito nel tessuto sociale della nostra regione. Pensate un pochettino che il problema prima esisteva ugualmente, quante badanti o badanti esistevano nella nostra comunità e non erano nemmeno censiti. Quante persone di queste svolgevano servizi certamente utili, soprattutto per una popolazione che invecchia, e bisogna invertire il processo. Se questi diventano cittadini e hanno questa necessità, scappando da guerre, scappando da fame, scappando da disastri nei loro paesi, se vogliono rifarsi un'altra vita, così come i nostri emigrati se la sono potuta fare lì dove sono emigrati, anche loro hanno lo stesso diritto di poter essere inseriti in una società che deve contemperare senza aver paura anche questo nuovo stato, questo nuovo modo di poter vedere in maniera interetnica la comunità. Bisognerà dare l'accoglienza e anche la solidarietà a popoli e a gente sventurata che logicamente fa parte di questa umanità globale e quindi anche della nostra terra. Bene. Grazie, siamo giunti al termine della trasmissione. Un ringraziamento particolare va al Presidente del Consiglio regionale Francesco Mollica e a quanti ci hanno seguito. L'appuntamento è per la prossima edizione. Grazie.